Allora, il Sub 37 si propone come un analogico con un controllo digitale, quindi sfruttando le belle cose di entrambi i mondi, per cui generatore puramente analogico, controllo digitale, quindi possibilità di salvare le patch e più possibilità su questa interfaccia avendo non solo un arpeggiatore e uno step sequencer, ma addirittura due LFO, cioè due moduli che mi permettono di muovere il suono mentre suono. Non vorrei farvi sentire dei preset, vorrei cominciare da quello che qui dalla banca numero 9 chiamano initial preset, cioè il suono fermo, che è proprio questo. Da qui possiamo fare un sacco di cose. Possiamo decidere, ad esempio adesso voglio spegnere tutti gli oscillatori tranne il primo, e qui abbiamo il primo oscillatore che funziona. Il secondo oscillatore è un suboscillatore, quindi è collegato al primo ed è la sua ottava in forma d'onda quadra. E qui possiamo, tramite il mixer, miscelarli. Con il secondo oscillatore comincia ad avvenire qualcosa di più particolare, perché abbiamo la possibilità di stonarlo e quindi creare la grossezza del suono analogico, per cui piano piano aggiungendo delle forme d'onda. Facciamo la stonatura e il suono è proprio quello. Aggiungiamo un po' di glide per legare meglio le note. In questo momento siamo a 3,5 su 10 in un mixer di linea e già il suono vi sta arrivando più o meno qua. Le cose che ci sono di più su questo strumento sono strabilianti. Prima cosa, non è un monofonico, è un parafonico. Cosa vuol dire parafonico? Hanno pensato di fare una cosa molto semplice. Un monofonico, per avere il suono grosso, come lo stiamo sentendo adesso, ha bisogno di avere più generatori che suonano insieme. È come avere più persone che cantano, fanno l'effetto del coro e quindi si crea insieme. Ma se questi oscillatori volessimo decidere di usarli uno con un dito e uno con un altro, abbiamo questa nuova funzione che si chiama Duo Mode. Quando suoniamo una nota sola, abbiamo i due oscillatori che cooperano e suonano insieme. Quando ne suoniamo due, abbiamo una polifonia a due voci, che su una cosa con scritto Moog è un po' strana, però ha dei buoni risultati. Se prendiamo per esempio, eccolo qua, una patch con un arpeggiatore, in cui abbiamo una voce sotto che fa una certa ritmica e una voce sopra che ne fa completamente un'altra. Ho parlato di arpeggiatore, torniamo sempre su una patch vuota, perché vediamo quanto è facile anche andare a programmarla. L'arpeggiatore, come lo conosciamo noi, ci permette una volta acceso di fare questo. Ma hanno voluto andare oltre, ovvero inserire un semplicissimo step sequencer, che nell'epoca delle DAW è una cosa un po' superata. Però qui vediamo quanto è semplice utilizzarlo. Uno step sequencer è semplicemente una matrice di molto spesso 4, 8 o 16 note che ci permette di registrare una frase. E la frase più famosa presente su qualsiasi preset library è On the Run dei Pink Floyd, che è il solito elenco di note. Se noi ci mettiamo in modalità REC, possiamo dattilografare le note che vogliamo inserire nel nostro step sequencer e poi lui già potrà suonarle e potremo divertirci con i parametri. Ne abbiamo 8. Dalla modalità REC vado alla modalità Play. Un'altra funzione molto bella sulla parte dell'inviluppo è la funzione Latch. Ci permette di avere una specie di sustain sul pannello, in modo tale di avere, come vi ho detto prima, le mani libere
per interagire dal vivo sul suono, per esempio aggiungendo un LFO. Oppure, e con questo chiudo e approfitto di farvi sentire l'ultima novità che c'è su Sub 37, hanno reinserito, cosa che non c'è sugli altri fatti, il feedback, cioè un circuito di retroazione che ci fa tornare l'uscita del synth all'ingresso del circuito, e questo fa sì che il suono si ingrossi notevolmente e diventi ancora più imponente nel nostro mix. Così non c'è il feedback, lo alzo pian piano. Abbiamo guadagnato un sacco di dB, semplicemente andando a saturare il circuito analogico. Con questo chiudo, spero di avervi un po' divertito.